intasano la strada, perché ce ne sono troppi e quindi c'è scarsa scelta, no? Perché tutti là dentro stanno, tutti, Tutti tutti. vogliono E dare allora dice, vabbè, qualcosa. ma io emergenza sento che mi fanno cagare. Non è tutto così. Però, Ecco, insomma, infatti. c'è gente che insiste credendo di aver fatto la canzone del secolo, in realtà Non è così, non è così. non è così. Francesco, invece tu che cosa suoni con la chitarra? Ti sei imparato anche tu a suonare? Qual è la musica che fai? Allora, la musica che faccio è sono anche alcune canzoni italiane, Metti vicino il però mio. nella maggior parte dei casi sono canzoni straniere tipo metal, Ah, le fai rock, con la hard rock, chitarra? sì. Ma che Tipo sono bravo. alcune canzoni degli Starset, sono una band che è uscita nel 2014, sono Ma americani. canti pure o suoni No, non so, solamente? non so. Se Ah, provo a diventi cantare, a sono. Ah, vabbè, però insomma, mica è Però qualche volta ci facile. provo, quando sto da solo a casa cerco sia di suonare e cantare allo stesso tempo, perché mi Ah. piace, mi scarica. Bravo, è vero, a scaricasca, è vero, è vero. E invece una persona che canta, qui ce l'abbiamo, ed è Lara, eh? Lara, e tu stai preparando adesso, insieme a Mario e a Simone Pavone, il babbo, stai preparando un brano nuovo. Sì. Ce ne vuoi parlare di questo brano Sì, nuovo? certo. Allora, il nome di questo brano è Disabile a chi? E diciamo parla di tutti i ragazzi con delle debolezze che vengono emarginati dalla società solo perché appunto non gli vengono riconosciute queste doti artistiche che loro hanno, solo perché vengono visti come strani oppure diversi da noi. E a me piace molto partecipare a questo progetto perché molte persone della mia età non comprendono questo concetto che è molto importante Ah. e quindi anzi io mi sono trovata anche in situazioni in cui magari c'era appunto una persona con delle debolezze perché in fondo tutti noi abbiamo delle debolezze e magari questa persona non riusciva a salire sull'autobus oppure aveva qualche tipo, Un non lo so, tic magari, esatto. ecco. E mi sono ritrovata in una situazione in cui certi miei coetanei magari li prendevano in giro. Addirittura. Esatto, e comunque ci sono rimasta molto male. Ancora, ancora a prendere in giro. Sì. Io credevo che questo capitolo No, era no, no. archiviato, invece. Purtroppo no, perché magari per essere accettati dalla società di oggi fanno cose che anche loro non vogliono, però. Ed è molto brutto come cosa. E questa cosa ti ferisce, non ti piace? Sì, molto perché anche nello studio di mio padre comunque ci sono dei ragazzi con cui io sono molto amica, ma con cui sono amica anche con persone comunque che magari vanno a scuola con me e questa cosa mi dà molto fastidio perché non comprendono proprio come si sentono proprio loro, la sensazione che hanno, che provano dentro di loro a essere visti come persone strane, a essere emarginati soprattutto da tutti ed è una sensazione È un fatto di bruttissima. sentimento comunque, di Esatto, amicizia. sì. E Mario, tu ti sei occupato del testo o del No, più jingle? della produzione, ancora nei primi istanti, ovviamente, perché sarà un progetto che canta Lara, cantano tutti gli allievi della scuola. Cantate in coro, cantate Sì, insieme? più o meno sì. Ah. Diciamo sì. Sì, i nostri fantastici ragazzi cantano tutti insieme. E sì, come diceva, cioè, concordo chiaramente con quello che dice Lara. Anche io insegno nella scuola di Simone, insegno a ragazzi con determinate doti. Per esempio Andrea Febbo, non so se lo conosci, ha fatto delle canzoni dove io ho prodotto e lui purtroppo non cammina più sulla sedia a rotelle. Io ho fatto lezione con lui per 2 anni ed è una persona fantastica. Ma certo. Fantastica perché chiaramente ha una dote nello scrivere che è anche fuori dal normale perché veramente scrive tantissimo, riesce a elaborare un argomento molto bene anche su 2 o 3 pagine di quaderno. Ecco, quindi insomma non è. Quindi io dico sempre, prendo l'esempio di Demetra Emanuele, questo testo e Fantastica. questa canzone è legata al libro che uscirà Di di Demetra. Demetra che si chiama proprio Disabile a chi, e lei ha l'orecchio assoluto, suona, mi ha detto Simone che va in vacanza da sola, prende l'autobus da sola, fa tutto quello che fa un ragazzo chiaramente normale, se si può dire normale.
Simone ha una grande sensibilità poi su quello che riguarda l'inclusione in generale e quindi sono convinta che è bello anche il titolo, insomma, disabile a chi? Sì, perché nel testo è presente proprio la parola disabile, che magari le altre persone non si aspettano, anche un ragazzo con determinate, diciamo, con determinate particolarità, cioè riesce a dirti: ma disabile a chi lo dici? Lo Ma dici in a me? effetti È anche una reazione sua fortissima che c'ha dentro, che vuole cacciarlo fuori, perché magari ce l'ha dentro tutta la vita, che tutti, come dicono là, lo prendono in giro e lui se lo deve tenere dentro. Prendono in giro, questa è una cosa che è vero, Giulio. Io credevo che questa cosa del prendere in giro era ormai del passato, qualcosa. Non passa mai, Angela, questa stupidaggine, no? Di guardare con occhi diversi persone. Purtroppo non passa mai, ma come diceva un vecchio proverbio, dice la mamma degli stupidi è sempre incinta, no? Ah, è E vero, è vero. quindi purtroppo è una situazione, però per fortuna ci sono ragazzi che questo l'hanno capito e quindi capiscono che la normalità non è altro che una parola. Certo, è certo. Normalità è una Ma in fondo convenzione. nessuno è Noi alla fine normale. poniamoci la domanda: che cos'è la normalità? Nessuno lo è, perché bene o male ognuno, alla fine andando a vedere, conoscendo bene tutti quanti, questa normalità poi non Certo, esiste, ecco, è certo. una cosa che è inventata. Francesco, prima abbiamo parlato con Stefano e lui dice io suono, voglio suonare per sfogarmi, per stare bene con me stesso, dice non ho intenzione di diventare insomma famoso in tutto il mondo, anche se a lui farebbe piacere, secondo me, sotto sotto. però tu la pensi come lui, cioè che suoni per te stesso, oppure ti piacerebbe un domani alzare il livello della tua preparazione sulla chitarra, in modo tale che, insomma, come ha detto prima Giulio, possa diventare un mestiere che uno ci campa, insomma, vero Giù? Tu che pensi? Diciamo Metti che vicino le microfono, vicino alla boccuccia. mi sarebbe anche un po' suonare, diciamo, poi in disparte, no? Cioè inizialmente, più avanti, cioè il mio obiettivo è quello di approfondire sempre di più in questo campo, no? Però mi sarebbe anche rimanere sempre allo stesso tempo con i ragazzi, perché mi piace l'ambiente dello studio, mi ci trovo bene, e quindi vorrei crescere insieme a loro. Ma tu ti sei mai esibito? Hai avuto mai la cosa di Al esibire davanti momento al pubblico che ti guarda? no, al No? momento no, E ancora ti no. piacerebbe prima o poi, insomma, di Ci fare vorrei queste. provare, Ti cioè. fa paura oppure. Paura sì, però che ne so, se capita un'occasione, come Ecco. questa ad esempio, che è la mia prima volta in Beh, tranquillo, sì, sì. molto disinvolto. Invece tu ti sei esibito Sì, davanti al pubblico. quest'estate nello Oh, col spettacolo vero! di Salmone. E che cosa hai cantato? Tu hai suonato, hai recitato, che hai Ho fatto? cantato insieme a Lara una canzone di Enya, super classico. Hai capito? Hai capito che bravo, Sono bravissimo. stato all'inizio con un po' d'ansia, però quando è finito ho detto che al prossimo spettacolo ci sarà sicuramente. E quindi l'ansia, da un pochetto viene sempre. Verrà, però ho superato questa mia paura, diciamo tra virgolette, questa mia, perché da quando sono piccolo che mio zio mi chiede sempre di partecipare a E tu non spettacoli e volevi, io eri dicevo sempre di timido. no, quest'estate gli ho detto: guarda, salgo sul palco e è andata Beh, bene. hai Sì. affrontato insomma non dico paura, però hai affrontato una cosa che magari un po' non l'avresti fatta. Questa cosa c'è della paura prima di andare, pure i grandi hanno un Ma po' guarda, di ansia. assolutamente sì, io per un periodo della mia vita ho fatto il musicista e quindi sono salito su dei palchi, no? E devo dire che quella adrenalina, quella sensazione che hai prima di salire su un palco è necessaria, no? Ma è bellissima. E di È propulsione. necessaria, comunque in quel momento hai anche in testa ti viene cancellato anche momentaneamente tutto quello che devi fare, dici: oh porca puttana, ora che cosa Che faccio? faccio? In realtà poi vedi la gente, vedi l'esplosione della gente, parte la musica, parte il programma e alla fine quando finisci il concerto dici: ma è già finito. Piace, E non vedi piace. l'ora di risalirne su un altro palco e dire: dove sono io la prossima volta? Poi ci sono situazioni, no? Bisogna anche
capire con chi suoni, per chi suoni e che cosa stai suonando, no? Io ho avuto la fortuna di suonare sulla prima di un musical che ha fatto migliaia e migliaia di repliche, che forse magari i ragazzi non so se lo conoscono, è Forza Venite Gente, no? Beh, noi abbiamo fatto la prima sul sagrato della Basilica di San Francesco, perché il musical è dedicato un po' alla vita di San Francesco, ed era immenso. La gente, il tema, la filosofia di quel concerto, devo dire che quando io sono salito lassù per suonare, non, se mi chiedevi come mi chiamo, molto probabilmente non avrei saputo dire neanche qual era il mio nome, ma la soddisfazione e quella grande pienezza dopo, alla fine, dopo i consensi e dopo aver fatto tutto per bene e alla perfezione, devo dire che è un qualcosa che non si paga. E per un artista, oggi si parla di dischi, di like, di Spotify, di quant'altro, ma questo è il momento. Per l'artista è il momento, è quando tu sali sul palco e dall'altra parte c'è la persona fisica, colui che ti guarda, colui che ti ascolta, ed ognuno che è su quel palco sta dando qualcosa a tutta quella gente, e tutta quella gente sta dando moltissimo a te. È fondamentale questo. Sì, è vero, questa è una cosa vera ed è successa a Stefano, che dice ci sarò la prossima volta. Ma a te è successo, Lara, che sei una, ormai sei una bravissima sul palco, sei disinvolta, tranquilla, oppure ancora ti emoziona? No, comunque ogni volta prima di salire sul palco c'è sempre quell'ansietta, che comunque mi fa fare le cose anche meglio, perché vuol dire che comunque mi ci preoccupo ed è una cosa importante per me. Ecco, vedi. Quindi sì, ma è anche bello, sinceramente, perché magari sto per fare una cosa importante, anche se l'ho fatta altre volte non importa, perché prima di salire sul palco è come se fosse la prima volta che tu ci sali e che fai questo spettacolo. È vero, è vero, è vero, è vero. Che ci fai ascoltare, Giulio, adesso, dopo questa... Ecco, a proposito di emergenti, loro sono un tantino più che emergenti, ma comunque sono due fratelli che si stanno facendo strada con una musica che è un rap elettronico, electronic, no? Sono del sud, ma trapiantati a Milano, e ora li ascoltiamo con un singolo che è uscito qualche settimana fa, adesso ne è uscito un altro, e proprio oggi abbiamo avuto la notizia che oggi sono finiti anche su Radio Z, quindi comunque hanno fatto un grandissimo passo di qualità. Loro si chiamano i Broberry e il brano che andiamo ad ascoltare è Nightfire. Disabile a chi diventerà un musical? Che dici? Allora, secondo me, io per adesso la vedo più una canzone. Magari più là, quando si espanderà più l'argomento, potrebbe pure esserci, mi piacerebbe molto come progetto. Però come per progetto? Adesso lo vedo più impostato come una canzone. Ecco, che deve accompagnare il libro di, esatto, Demetra, sì. Di Demetra. Ma tu balli pure o canti? Balli pure? Io canto e basta. Eh? No, io non ballo. Non balli tu? Assolutamente no. No? Non sono portato. Ah, rimani in piedi a cantare, ma... Sì, non fa per me il ballo. Ah, perché, scusa? Non me l'hai preso, non mi piace. Non balli proprio tu? No, ma nemmeno quando vai a ballare... Assolutamente no. Come si chiama? Si chiamano ancora discoteche, sì, o hanno cambiato... Sì, quando vai in discoteca non... No, niente? No. Eh? Non stai lì, proprio. Guardi, ma non... Se c'è una canzone che mi piace, canto. Ma se no, non... Non fa neanche... Non schiocchi neanche le dita. Giulio, tu balli? Come un ciocco di legno. Come vedi come possa ballare un ciocco di legno, io sono quello. Ecco. Però mi diletto in solitario a fare dei movimenti con il corpo che fanno pietà. Quindi non ti esibisci. Mai, no. Poi magari la gambetta parte. Parte la gambetta. Quando suonavo la gambetta partiva, no? Però erano... Però non sei John Travolta, insomma, quando non balli, insomma. E tu, Francesco, che fai? Balli? Ti piace ballare? Non sono un tipo che balla. Il microfono. Non sono un tipo che balla. No? Non ci avevi provato ad andare in discoteca a ballare? Niente?
Anche vai. Tu ti metti con Stefano. Metto col team di Stefano. State tu e lui a guardare. Casomai, insomma. Qualche volta qui dice: dai, non ci viene a balla io. No, no, niente, niente. Invece Lara si sì, dà la raba alla sì. canta, eh? Sì, sì. Vero? Sì. Che ti piace ballare? Ma in realtà di tutto, anche perché avendo fatto anche delle anni di danza, proprio il ballo è come se facesse parte di me, anche se io ormai ho cambiato magari disciplina o sport, però comunque magari quando canto mi viene anche da accompagnarci magari un ballo o qualcosa, magari quando sto più da sola, quando sto con gli altri magari sì, qualche movimento così, ma non è che mi metto proprio a ballare seriamente. Ah, ecco, vabbè, però insomma, anche quello libera, no? Anche ballare un sì. po' ti scioglie, libera l'aggressività, no Stefano, che dici? Sì. Dici boh, a me me ne frega. Non lo so, niente. Perché non ho mai ballato. A scuola non ti hanno mai detto che insomma avete fatto qualcosa dove no. Niente. Quindi non sei mai stato obbligato a ballare e no. fare, eh? No, nemmeno a compleanno di qualcuno. Mi chiedevano di andare a ballare, ma dico di no perché non mi piace, non trovo trasporto nel farlo, quindi non sarei negato. Però vai a rimorchiare in discoteca, no, nei locali, no. neanche, no? No. Ma, tu vai a rimorchiare nei locali, Francè? No, solo quando c'è qualche macchina fuori posto, col carro attrezzi, carico le macchine porto io. Vabbè, vedi. E invece Giulio si... Giulio. Io in discoteca andavo, io ero il re del divano lì in discoteca, no? Poi con l'ingresso in pista di corsa senza ballare per ritornare sul divano, ed ero un uomo di punta, cioè nel senso che puntava. Eri tu che puntava. Ecco, quelli che vincono non sono quelli che ballano, ma quelli... Ma come maledetto, quello era il mio habitat. Era il tuo personaggio. Assolutamente sì. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Se volete potete rimanere qui fino a tanto, noi proseguiamo ancora per un po'. E andiamo in musica, Giulio? Assolutamente sì. E com'è che non si può ballare con questa musica qui? Go!